con Manuel Ardenghi siete partiti il 21 maggio 2012 per fare la Via Francigena da Canterbury a Roma. Questo viaggio nasce perché noi gli anni precedenti avevamo fatto degli altri viaggi, avevamo percorso tutto l'arco alpino da Ventimiglia a Trieste nel 2010. Nel 2011 in bicicletta invece abbiamo toccato tutti i 110 capoluoghi di provincia per la ricorrenza del 150esimo dell'Unità d'Italia. Allora quest'anno abbiamo voluto, a modo nostro, fare un altro viaggio e abbiamo voluto percorrere tutta la Via Francigena da Canterbury a Roma. Sono quasi 2000 chilometri sul percorso storico che fece Sigerico nel 1000. Un viaggio che è anche un pellegrinaggio. Sì, un viaggio che è anche un pellegrinaggio, perché noi abbiamo voluto dedicare questo viaggio al 50esimo della morte di Papa Giovanni, che decade quest'anno. Ne abbiamo parlato con Monsignor Capovilla ed è stato felicissimo. In memoria di Papa Giovanni abbiamo ripercorso questo viaggio, questo pellegrinaggio. Quanto è durato? È durato 70 giorni questo viaggio, siamo partiti da Canterbury e in una giornata siamo andati a Dover e da lì a Calais, e poi abbiamo percorso tutta la Francia sulle vie storiche, passando per monasteri, castelli, paesini ancora che esistono ancora, paesini una volta. È stato un bellissimo viaggio. Quindi siete arrivati a Roma in data? Siamo arrivati a Roma il 31 luglio siamo arrivati a Roma stanchi, morti, abbiamo visitato la Basilica di San Pietro dove c'è Papa Giovanni, dove c'è l'urna di Papa Giovanni, e poi siamo tornati a Bergamo. Qual è il significato profondo di questo viaggio per voi? Il significato profondo di questo viaggio è il silenzio, è stare con la gente, comunicare, perché su questi viaggi si comunica con la gente. Il nostro GPS è la gente, chiedere informazioni per il giorno dopo o raccontare questi viaggi. Questo, e condividere questi viaggi è il significato principale nei nostri viaggi. Se tu potessi scegliere il ricordo più bello... Il ricordo più bello è la gente, l'accoglienza della gente nei paesi che sapevano o gli raccontavamo di questo pellegrinaggio, anche perché abbiamo trovato in Francia, nella parte francese, molti emigranti italiani che nel dopoguerra sono andati in Francia a lavorare in un'emigrazione. Adesso questa emigrazione succede dal sud, che vengono in Italia, ma una volta eravamo noi bergamaschi che andavamo. E nel partire con le valigie di cartone, portando quel poco che avevano, ma nel portafoglio avevano sempre la foto di Papa Giovanni. E tante persone anziane hanno saputo di questo viaggio e ci hanno mostrato la foto di Papa Giovanni che avevano portato 50 anni fa nel loro cuore. E invece uno dei momenti più difficili? I momenti più difficili, ci sono stati dei giorni difficili, i giorni magari che pioveva, i giorni che magari con le fiacche sotto i piedi, le giornate calde, perché nel mese di giugno e luglio sull'Appennino toscano, sulla Cisa, in Toscana, nel Lazio, sono state giornate, partivamo alle 5, 4 e mezzo, 5 la mattina per evitare il primo caldo. Quello, e poi il peso, perché noi ci portavamo tutto, dallo zaino, sacco a pelo, materassino e gli indumenti di cambio. Quindi la vostra attrezzatura da cosa era composta? L'attrezzatura era composta da tutto alpinistico, sacco a pelo, tenda, materassino, un paio di cambi, le cose igieniche, due paia di scarpe. Lo zaino pesava sul 20 kg e portare per 35-40 km al giorno o 25 in base alle pendenze, un peso così pesante è un sacrificio. È un piacere, ma è anche un sacrificio. Alla fine qualcuno ci invidia, però ci sono anche delle belle fatiche, delle belle giornate di silenzio e testa bassa, come si dice a Bergamo, e camminare. Quali sono le condizioni del tracciato della Via Francigena?
Le condizioni del tracciato sono nella parte francese è molto difficile nonostante che è pianeggiante, però è difficile trovarlo, non è molto ben segnalato proprio, anzi delle volte abbiamo fatto delle mezze giornate ritornando sui percorsi perché non c'era gente che ci dava indicazioni. Nella parte svizzera è segnalato benissimo, anche se a loro non interessa, per una segnalazione stupenda. Nella parte italiana, da Gran San Bernardo a Roma, lì è segnalato bene, non ci si può sbagliare, addirittura ci sono dei punti d'accoglienza ogni giorno che uno si può fermare a dormire, magari un oratorio, delle suore, dei frati o qualche comune che mette a disposizione una stanzetta, qualcosa c'è sempre, tutti i giorni. Se parliamo delle serate di presentazione di questo viaggio, ecco, quali sono le prossime date? Le prossime date, la data più imminente è il 15 febbraio al Palamonti, saremo al Palamonti a parlare di questa serata, faremo vedere la proiezione che dura 40 minuti e parleremo del nostro viaggio. È un filmato con delle fotografie. State già pensando al prossimo viaggio? Qualcosa c'è per il 2013. Quest'anno ricorre il 140esimo del CAI di Bergamo e il 150esimo del CAI nazionale, per cui un'idea alpinistica c'è, però aspettiamo ancora un paio di mesi prima di... Dobbiamo allenare alpinisticamente, poi qualcosa di sicuro ci sarà.